Oh, signori, buonasera e benvenuti anche questa sera allo Zoo Comunale. E insomma, siamo in compagnia di un pezzo da 90 questa sera. Però prima di andare a presentare, la terrei un attimino lì tranquilla, perché avremo veramente da parlare per tantissimo. Intanto mi permetto di ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito nella diretta di lunedì con Massimo Pepe. Siamo stati molto contenti sia dei risultati che anche dei messaggi che ci avete mandato. Anche se subito mi ha fatto un'osservazione la signora Pezzo e mi ha detto che ho dato delle rompine alle donne, ma non è vero, io Il le amo le negozio, il donne. negozio. Nel negozio, beh, ma Ma quando io vanno quando in avevo negozio. il negozio di bici, Sì. era meglio venissero dentro le donne, almeno non sapevano. Eh beh, Venivano dentro i maschi, sapevano tutti, guardavano su sanno tutto internet, sanno loro, sanno tutto loro. tutto loro, Allora vedi che invece, è un e po'. invece avanti. Allora, sfatiamo subito il primo tabù, non sei venuta in bici questa sera. Però No, 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 però. ci avevi fatto il pensierino, di la Certo che verità. cambio allora settimana prossima, se Ah no. beh, allora vedi che alla fine. Allora, intanto benvenuta alla Zoo Comunale, Grazie. grazie di aver accettato il mio invito, che è un po' da pazzi, se vuoi, però ci sta. Dai. Vediamo adesso durante la serata se te ne pentirai o forse no, vedremo, vedremo come andrà avanti. Allora, io, Commendator Paola Pezzo, devo chiamarla perché io so che lei è Commendator, visto che per meriti sportivi è stata insignita lei, signora Pezzo, di questa onorificenza, giusto si Sì, dice, giusto? giusto, giusto. Bom, bom, bom. Però io ti chiamerei anche e ti darei la nome anche di essere un po' una donna di confine. Perché donna di confine? Perché siamo andati a trovarla durante questa settimana e abita in un posto che è un po' strano, quindi spiegaci tu un attimino il posto dove abiti. Insomma, siamo proprio su un confine, c'è questo pilastro in pietra vecchio, questa pietra vecchia che fa da confine. Io sono Garda e la Dacetta è Costermano e la Dacia è Bardolino. Quindi proprio. Qui Garda, Costa, Bardolino, sono residente al comune di Garda, Sì. però la parrocchia è al Barè, le scuole hanno frequentato i bambini al Barè, per cui parrocchia è al Barè. E tante cose le pago a Bardolino, Quindi come a Bardolino l'acqua paga e e basta. così. Salutiamo il nostro sindaco che sarà ben felice di questa cosa. Signor Sabaini, buonasera. Allora, oltre che a una donna di confine, visto anche dove abiti, sei una donna fuori dal comune, cioè nel senso che dopo alla fine abitando in un posto che ti suddivide la casa in tre parti è un po' particolare. Allora, partiamo subito, visto che con Bardolino io so che hai un rapporto molto particolare perché prima di tutto sei anche con il discorso del vino, ti hanno, mi dica il direttore come si dice giusto? Ambasciatrice del vino Sì, Bardolino è vero, è anche. vero. Quindi vedi che alla fine non è che proprio non ti Sì. calcolano, No, no, anzi. dopo ho fatto anche qualche inaugurazione della festa dell'uva, insomma. Ti pagavano in Ma vino, vero? Ti pagavano in vino? No. no, no, in No. olio. In olio. Allora, quindi molto legata al discorso Bardolino, ma vedremo anche dopo perché c'è stata una parentesi tua professionale anche a Bardolino. Vorrei che incominciassimo un po' dalle tue origini, quindi le origini del successo, l'ho intitolato il capitolo. E dove sei nata e dove sei cresciuta? Parliamo e diamo un po' di luce anche a Bosco Chiesanuova, giusto? Certo, Avanti allora, prego. sì. Allora, io sono nata a Bosco Chiesanuova, un paesino di montagna, altezza 1120 metri, sull'altopiano dell'Alessinia. E niente, ho iniziato a fare sport all'età di 8 anni, perché insomma ero molto magra, piccolina, mia mamma diceva che non mangiavo niente, un po' Gracilina, preoccupata, gracilina, dici. sì. Preoccupata, mi ha portato dal medico e il medico gli fa: dai, facciamogli fare un po' di attività sportiva, chissà che si tira su un attimo e si robustisce un po'. Vabbè, allora l'ha fatto, mi ha iscritto allo sci club di Bosco, sci di fondo, perché non è che c'era. Bosco, cioè, rinomati tennisti di Bosco Chiesanuova, no, non so se ne esistano, ecco, però è vero, è vero. Quindi sci di Sci fondo. di fondo, certo, no, ma bambina, per cui non è che l'ho preso subito seriamente. Mi divertivo, andavo come tutti i ragazzini, insomma. Sì, giusto, giusto per non farti dir su, dai, alla fine. Allora, e Sì. invece dopo parti in sordina col discorso dello sci, ma dopo so che intorno ai 14-15 anni prende un po' una svolta la tua pseudo carriera, diciamo, sciistica. Perché succede che partecipi e fai parte della nazionale giovanile di sci insieme a una famosa che
ha vinto anche chiaramente, e in quel frangente era arrivata prima di lei e lei è arrivata seconda, che parliamo della signora Stefania Belmondo. Oh, Stefania Belmondo, che ha vinto, è stata rinomata insomma come sciatrice di fondo, ha vinto veramente tantissime gare, e quindi non è che sia arrivata seconda a Pinco Pallino. No, pochi secondi, infatti ci stavo credendo, perché insomma è un sogno di ogni bambino. Poi dopo, quando ho visto che ho capito che a 14-15 anni avevo delle doti e potevo fare bene, questa convocazione nazionale, tutto quanto, il mio sogno era quello di andare alle Olimpiadi con gli sci. Con gli sci, penso a te. E quello che mi è piaciuto anche un attimino nel periodo preadolescenziale di Paola è stato quello che, come tante bambine, e ne conosco tante anch'io, giocavi nella piazza di Bosco con i tuoi amici a calcio. Eri anche forte, mi dicevano. Anche forte, sì. Perché giocavo parecchio con i maschi, e oravamo sulle piante, o a giocare a calcio. Cioè. Quindi c'era poca scelta da quel punto di vista lì. Sì. E, però chiaramente questa tua piccola parentesi ti permette di incominciare a sentire che c'è un qualcosa dentro che deve emergere, deve venire fuori. E a questo punto cosa succede? E dopo una, se vuoi chiamiamola così, piccola delusione, che chiaramente è stata una questione di preferenze, dai, mettiamola così, è brutto da dire, però, è brutto da dire, ma è stata una piccola preferenza, sì. ai danni di Paola, che però dopo, da questa piccola da questo piccolo momento un po' di delusione, grazie al famoso Peppo, quindi dentista del paese, sì, dentista del paese, Peppo, che insomma è stato Ginepro chiamato Peppo. Cos'è che faceva? Era un dentista un po' anomalo. Era un Dante Armanini di Bardolino. No, Dante Armanini, che ce l'abbiamo avuto alla zona comunale, che salutiamo, anche sì. Lui, che non era sposato, però faceva tanto per i giovani, li aiutava qui in difficoltà che avevano, magari lui faceva, era appassionatissimo di ciclismo, per cui già quando facevamo sci di fondo, che eravamo piccolini, lui d'estate appunto ci prestava queste bici in uso. Sì. Da corsa, comodato d'uso, corsa con tanto di caschetto, quelle di gomma, quelle strisce. Mamma mia, quelle lì, sì. Insomma, ci portava con la maglietta di lana, ho scritto SC Bosco. Che arrivava più o meno dopo le ginocchia, la maglietta di lana. Perché sì, quando pioveva. Quando pioveva, le 40 kg, come il ballone, una volta, come sì, il ballone. Sì, più o meno. Però lui, insomma, ci portava fuori. Guai chi lo superava, bisognava stare dietro di lui, ci portava Erbezzo a San Francesco, là c'era la sosta, tè e biscotti, ci pagava, e poi si ritornava, insomma dopo nel finale succedeva che qualche volta qualche strappettino non voleva, cioè, però ti dava fastidio stava... stare dietro anche a lui? Sì. Mamma, è una cosa incredibile, sei un... Allora venivamo un po'... Ma, da lì, insomma... E da lì, infatti, c'è scritto giustamente... che ci aveva visto lungo, cioè ci ha visto lungo, sì. Perché ti ha regalato questa bicicletta, questa mountain bike, questa rampichino, perché negli anni 90 si chiamavano rampichino, e tu subito monti in sella. E lui era rimasto male anche lui, che era rimasto fuori dal giro della nazionale di sci, allora cosa ha pensato? Nel frattempo ho trovato da lavorare, perché insomma avevo già quasi 17-18 anni, per cui... Però lui cosa ha visto? Ho visto che avevo delle doti, quando è uscita questa nuova bici, questo nuovo rampichino, questa bicicletta così, mi ha chiamato, mi ha detto vieni su perché ho un regalo per te. E sono andata a casa sua, c'era questa bici rosa, rampichino, quindi cella rigida, proprio... È stata premonitrice quella bici rosa lì, perché dopo alla fine insomma... Oltre ad essere il tuo colore preferito, e dopo sì, lo diremo, sì. È anche stata appunto un qualcosa che ti ha stimolato e non poco dopo a dare ed arrivare sicuramente ai risultati che tra un po' vedremo. E altra particolarità, insomma, e l'avevamo accennato anche prima, lui sempre con le scarpette da ciclista, cioè quelle lavorava con le scarpette. Pelle, quelle scarpettine una volta in pelle, proprio
Perfetto, lui lavorava con le scarpette, sempre in casa, sempre a lavorare con le scarpette da bicicletta, proprio era un appassionato proprio. Fantastico, sono un po' quei personaggi che caratterizzano il paese dopo alla fine, perché vediamo come Bosco Chiesanova può essere anche Bardolino o Calmasino o Cisano, il personaggio del paese dopo è sempre riconosciuto a livello generale, diciamo così. Quindi arriviamo a questa conoscenza da parte tua, di una forte predisposizione alla fatica, ok? Questo sicuramente viene valorizzato dalla bici che ti ha regalato, come si diceva prima, il Peppo, e le tue sensazioni appena sei salita su questa bici, cioè parti dalla delusione che abbiamo detto prima dello sci di fondo e ricarichi subito sulla bici. Esatto, riparto dall'inizio, ogni sport ha la sua tecnica, per cui ero forte in salita, perché arrivando dallo sci di fondo, insomma, in salita andavo molto forte, poi nello sci di fondo si correva tanto a piedi d'estate, per cui correre a piedi c'era tanto da portare la bici a spalle, per cui la discesa ho fatto fatica perché ho dovuto imparare la tecnica. Allora quando abbiamo iniziato le prime garette in provincia eravamo quattro donne, io, la Bonazzi, la Spiazzi e la Camilla Bertozzi, questo era... ci davamo battaglia, allora io in salita guadagnavo, arrivava la Bonazzi in discesa e mi riprendeva, allora, la salita dopo dovevo riportarmi a base, arrivava lei in discesa e ho detto no, così no. E tutto questo però permette di dire anche di come alla fine la testa possa contare anche più del fisico in certe situazioni, nel senso che e dopo c'è un riferimento chiaro su quello che è stato ad Atlanta il tuo primo successo, però sicuramente l'aspetto mentale è più importante dell'aspetto fisico. Dopo chiaramente se uno è un professionista chiaramente deve avere degli accorgimenti non indifferenti, però insomma mi dicevi appunto come la testa sia fondamentale. La testa è il nostro sport, ma in tutti gli sport è molto fondamentale, insomma, più delle gambe. Se non ci sei di testa, può esserci anche un atleta molto forte, però se no di testa non c'è, non vincerà mai niente, insomma. Beh, può essere anche forte fisicamente. Abbiamo visto vari esempi, per dire, io sono appassionato di calcio, magari nel calcio ci sono stati più esempi fortissimi, se vuoi dal punto di vista qualitativo, ma mentalmente, facciamo un esempio su tutti, magari quello che può essere Cassano, quello che può essere, insomma, quei giocatori che avrebbero potuto vincere qualsiasi cosa. Ma è vero. E, come ci si prepara ad una gara? Cioè, nel senso che, intanto spattiamo qualche tabù, hai qualche tua particolare scaramanzia prima della gara, oppure sei una molto metodica che non guarda all'aspetto, se vuoi, un po' più leggero? No, sono un po' più alla leggera, però diciamo che non è stato facile arrivare a vincere adesso le Olimpiadi, perché, come ti ho detto prima, ho dovuto trovarmi un lavoro. Ho iniziato un po' per caso con la mountain bike e non sapevo dove arrivavo, no? Allora le prime gare, provincia, poi regione, dopo ho iniziato a fare gare un po' più nazionali e lì mi impegnavo, però dovevo anche lavorare, lavoravo alle poste, per cui facevo i turni, dopo facevo magari 3-4 mesi, poi mi licenziavo perché l'estate partiva la stagione, io con i soldi che guadagnavo alle poste volevo andare a correre all'estero, perché in America la mountain bike è nata 3-4 anni prima di noi, e allora in Canada e in America trovavi le ragazze quelle più forti. Ma infatti quello che mi ha stupito e mi è piaciuto della tua storia quando me l'hai raccontata brevemente un po' l'altro giorno è di come per una famiglia, insomma, come la tua sia stato un po' un crocevia fondamentale quello della tua presa di posizione, ok? Su dire no, io punto sulla bici. Ricordiamo che, come ha detto, lei collaborava con le poste. A un certo punto le poste gli hanno fatto una proposta di assunzione. Assunzione fissa. A tempo indeterminato fissa. Che in quegli anni era oro, praticamente. Oro, era oro. Perché dopo andavi in pensione presto anche. Ma quando gli hai detto tua mamma, no guarda mamma, io mi dispiace, rinuncio e cerco di puntare sulla bici, come è stata dura, perché presa? Lei insomma puntava al lavoro, perché ancora la mountain bike non si sapeva com'è, e io che insomma avevo questa passione per lo sport, che avevo provato anche prima del posto, ho lavorato un po' in fabbrica, 8 ore chiusa dentro, diventavo matta, cioè dovevo stare all'aria aperta, piaceva, chiaro. Sì, chiaro. Ho sofferto molto, però è stata dura, è stata una scelta difficile, però alla fine
mi ha dato ragione, per fortuna, perché sennò c'è stato un momento dove hai detto aia, cioè nel senso era tanto il peso da portarsi dietro dopo aver rinunciato a un posto fisso. Ricordiamo che in quegli anni non era una cosa proprio da buttare via, bravissima, cioè sappiamo che i soldi lì che guadagnavo dopo, tipo Alberto Tomba, ti faccio un esempio, e tutti quelli che fanno il discorso dello sci in generale sono supportati da quello che sono, cioè, i carabinieri, certo, o l'arma o qualcosa. Sì, perché nello sci c'era, infatti. Invece per voi non c'era nessun supporto, quindi i genitori non potevano aiutarmi assolutamente, mi ha detto ti devi arrangiare, allora lavoravo qua e là, insomma, però devo dire che dopo, quando nel 93 sì, ho vinto il mio primo mondiale, allora da lì insomma sono ritornata a lavorare il lunedì, lei ha vinto il mondiale il sabato e domenica, dai, sì, in Francia, okay, sì, in Francia, e il lunedì è tornata a lavorare in posta, sì. Veramente è stata una cosa, ho finito quello che dovevo finire e poi da lì sono riuscita a firmare un contratto con gli americani e da lì sono diventata professionista a tempo pieno. Allora sai, la mattina ti alleni, il pomeriggio ti riposi, da lì in poi è iniziato ad arrivare anche i risultati, insomma. Beh, sicuramente dopo, una volta che hai preso il via, è stato tutto molto più facile, tutto molto più facile. Sì. E, invece, una piccola mail che mi è arrivata oggi, simpatica, da tutti i postini della provincia, è stata quella: per fortuna che la pezzo non è stata assunta alle poste, perché sennò invece che col motorino li mandavano in bicicletta a consegnare la posta. È vero. L'avresti fatto, di la verità che l'avresti fatto. Adesso, prima con le bici normali muscolari, adesso magari con le bike, magari Quelle che dovevano arrivare a casa mia. Beh, comunque io vedo di quei vecchietti con le bike, sono come delle frecce, sono fantastici, vero? Fantastici. E, allora, arriviamo finalmente al 1996. Arriviamo che dopo il 93, dopo il mondiale, perché subito quando ho vinto il mondiale era finito lì, cioè ho detto il risultato più importante, i mondiali, il mountain bike, dopo, non c'è più nulla. Invece dopo una settimana hanno inserito sport olimpico, la mountain bike alle Olimpiadi di Atlanta per la prima volta. E sappiamo che è stata scelta Atlanta a discapito di Atene, perché essendo stata l'Olimpiade del centenario, in teoria andava fatta ad Atene, ok? Invece so che questo lo so io per vie traverse, per discorsi di sponsor l'hanno spostata ad Atlanta, certo. La Coca-Cola l'ha spostata ad Atlanta. L'ha portata via, però te stesso poteva farla anche in Giappone, che ti avresti vinto stesso, no? Beh, insomma, è che ad Atlanta, quando siamo andati a provare una preolimpica, c'era 40 gradi 98 di umidità a luglio. Mamma mia! Era insopportabile. Allora, cosa ho fatto? Allora, abitavo ancora un po' a Bosco, abitavo e mi allenavo. L'inverno era lungo a Bosco, però scendevo in valle, mi allenavo, poi ritornavo su in macchina e cosa ho fatto? Ho detto adesso mi devo inventare qualcosa. Allora, subito mi sono messa in casa sul rullo, ho acceso le pentole, faceva il vapore, no? Però ricordiamo i bambini di non fare a casa quello che ha fatto lei. Insomma, ho detto no, così non può andare. Allora ho deciso di prendere casa in affitto a Valeggio sul Mincio. Gli amici di Valeggio, salutiamoli. Sicuramente la borsa ci offrirà dei tortellini, no? Beh, insomma, dai, minimo. Vedi che subito mi capisce. Quindi vai a Valeggio. Vado a Valeggio per 2 anni e da lì vado a allenarmi nelle ore più calde, nella bassa mantovana, che da lì scendevo verso Mantova, in mezzo alle risaie, nelle ore di punta, più caldo, umido, zanzare. Zanzare come i falchi erano le zanzare, più o meno, sì, no? Tipo, più o meno. Bello. Perché, però bello, cioè, è stato fondamentale, sì, mi dicevi dopo, sì, quello che è stato l'affrontare il clima dopo ad Atlanta, è stato decisivo, sì, questa tua scelta, sì, di andare a Valeggio. Quindi, come si diceva prima, è perché c'è la testa che giusto. Però mi dispiace dire che c'è la testa, perché manca la controparte questa sera, e avremmo voluto anche la controparte a dire se veramente lei è la testa della coppia o no, quindi ci riserviamo questi diritti e ne parleremo più avanti, quando Paolo, che sappiamo è impegnato in Spagna, momentaneamente tornerà e avremo modo di parlare anche con lui, perché comunque so che anche Paolo è stato fondamentale per te, sì, in quei periodi lì, giusto? Certo, perché dopo ci siamo conosciuti più o meno nel 90-91, quando lui finiva la carriera su strada, era sempre alla Bianchi, però faceva 6 mesi con la bici da strada e poi passava alla Bianchi con la prima rampichino anche lui, per cui era un promoter delle prime
certo. Lampichino. Perché comunque tu a Verona la prima squadra è stata una squadra... Milani, la prima bici e poi Princicles. Va bene, vedi, alla fine così tocchiamo anche un po' l'aspetto storico delle realtà del ciclismo anche di Verona, se vuoi, perché dopo abbiamo un paio di domande degli amici di Verona che dopo andremo a sviscerare. E, allora, scegli Valeggio, ti prepari, incomincerai una dieta particolare, vero? Anche, cioè, nel senso, so che parlare di dieta con me non ha senso, però provaci, cioè, nel senso... Insomma, il mountain bike si brucia tanto, sì. Per cui, certo, stiamo attenti ai cibi non troppo elaborati, si mangia tanta pasta perché ci vuole tanti carboidrati, però o è bianca o è pomodoro, carne ai ferri, pesce ai ferri, tanta frutta, tanta verdura. Paola, basta, per me viene fame qua. E le crostate, no. Altre torte con le panna così, no, però crostate, Momenti pre-gara. Momenti pre-gara, allora incominciamo a avvicinarsi a quello che è la gara. Sì. E chiaramente Paola non è la favorita. No. Ok, assolutamente, perché le favorite prima era, c'è cioè l'americana e poi... Americana e canadese, l'americana perché correva in casa, praticamente hanno fatto spostare anche l'orario, di solito le donne corrono la mattina e gli uomini al pomeriggio, ci ha fatto correre alle 2:30 al pomeriggio, un caldo. Calor. Con tanto di tutto il percorso seguivo le telecamere con una rotaia, io la prima, volta che la vedevo. Sì, una cosa così, solo gli americani potevano fare una cosa del genere, questa rotaia che seguiva tutto il percorso, queste telecamere. Bello. Cos'è mai? La fruttato, l'americana, forse la tensione che è, insomma, ha ceduto. Io stavo bene, ero preparata bene, insomma. Cioè, forse è stato anche il bello di non sentire il peso, se vuoi, del dover vincere, sì, magari sì, anche. Sì. Perché sappiamo tante volte che il fatto di dover vincere, esatto, può rappresentare una forma di pressione, sì, capito? Magari. Sì, io ero più tranquilla. Ero tranquilla, ero. A 27 anni l'età giusta per una donna, top, insomma, sì, sì. E niente, poi durante il percorso eravamo un gruppetto di 6-7, cos'è? Che su una curva sono anche scivolata, sì, ho visto, per cui sono caduta, e lì sai, ti crolla il mondo addosso, sì, un po' sì, cosa ho fatto? Mi sono rialzata e subito ho pensato adesso devo riprendere piano piano, però non avevo la borraccia, ho visto che l'avevo persa, l'avevo detto non posso partire senza la borraccia, devo prendermi la borraccia, allora prima ho preso la borraccia perché quindi la testa era sempre presente, sì, sempre perché faceva troppo caldo, dovevi continuare a bere, e poi sono ripartita e adesso dopo ho detto adesso devo partire tranquilla, non devo andarci sotto subito, però ho paura di fare lo sforzo e con il caldo dopo pagare anche... Pegno. E così ho fatto e dopo quando ho visto che mi stavo avvicinando al gruppetto, senti l'odore anche a un certo punto, ma dici certo, adesso li mangio. Quando le ho prese, non so, la rabbia della caduta, okay, me ne sono anche andata davanti e ho accelerato, però la paura di essere partita quasi un po' troppo presto, perché certo, mancava ancora un certo po' e c'era caldo. Mancava, infatti però... ho rivisto anche un po' il video di come alla fine tu nello stesso momento in cui dopo hai fatto la caduta, mentalmente ti sei rimessa in pista, sì, e sei andata veramente gradualmente, non hai dato subito una botta che avrebbe potuto magari in quel momento crearti uno scompenso, perché dopo la testa ti dice una cosa, il fisico ti dice no vai prendili, sì, e sarebbe stato un problema. Sarebbe stata, è vero. Perché c'era un caldo, c'era una pietra tipo lavica, sì, che non ci potevi stare, il pubblico non ci poteva stare su quella pietra con le scarpe, perché la gomma si scioglieva, poi c'erano questi getti d'acqua che bagnava il pubblico, sì, c'era dorso nudo e loro stavano sotto e si bagnavano, a noi ci avevano messo delle ventole che faceva un po' di vapore, ma o ti fermi o andando... Certo, no, andando non te ne rendi conto. No. Il bello è appunto che nelle Olimpiadi diciamo che c'è una forma di circuito, giusto, che tu devi, sì, fare un tot di giri, sì, e dura all'incirca un'ora e rotti, sì, giusto? Allora era stare sulle 2 ore, sì, da regolamento, adesso, sì, è un po' meno, però... Beh, non bisognava tanto... superare le 2 ore, sì, non un'ora e 50. Un'ora e 50 è stato il tuo tempo, sì, mi ricordo. E dopo, cos'è che succede? Succede anche che vinci la gara, ok? Sì. Okay. Vinci la gara e chiaramente subito dopo
tutti sono da te. Sì. Giornalisti, sì. Immagino le chiamate, immagino tutto cambia quello che la vita, sì. Cambia la vita, sì. Cambia talmente la vita dopo, sicuramente anche secondo me c'è stato un momento che a te non dico che non piace trattare o non piace affrontare, però sicuramente è il fatto di come tu anche in un certo momento sia diventata un sex symbol in quegli anni, in quei momenti, vuoi per quella scena famosa, perché vuoi. Lì, insomma, un po' il giorno dopo lì mi ha dato un po' rabbia, perché si leggeva sui giornali più il décolleté e io volevo essere considerata per l'impresa che ho fatto. E allora invece tutto questo décolleté, e alla fine gli dicevo: ma avete visto che avevo le scarpe una di colore uno dell'altro? E nessuno mi diceva: no, ho visto vedi, niente. Vedi. No. Beh, ma sappiamo un pochino che siamo sempre un po' legati a quella che è l'aspetto esteriore delle cose. Però grazie a quel body, a quel, tuttora si ricordano. So. Curiosità, come mai hai scelto il numero 15? Ah, perché allora quando c'erano, perché io sapevo preparare bene gli impegni, gli appuntamenti. Allora, se era una Coppa del Mondo erano più tappe, erano 10, allora bisognava allenarsi meno e correre di più. Quando è l'evento come le Olimpiadi non puoi continuare a correre sempre, perché sennò arrivi al giorno del... Allora io preferivo magari allenarmi di più e correre meno. Allora non correndo non guadagnavo, non prendevo più punti che per stare in prima fila, però a me sì. Le donne si parte in 30, sono tutte buone, erano tutte... Però non mi interessava la sera, certo. Anche se ero in seconda fila. Perché quindi praticamente il numero corrisponde dopo a un eventuale punteggio che tu vai ad avere, sì. Per partire prima o dopo un'altra. Esatto. Quindi era una forma di strategia la tua. Sì. Bon, talmente è stato bello l'episodio tuo, e secondo me dovremmo fare una piccola parentesi adesso, di come il cadere e rialzarsi, come nello sport anche nella vita sia fondamentale, insomma, certo. Questo volevo che trattassimo leggermente anche un po' questo discorso, perché tu sei una guerriera e si è visto sia nello sport che dopo anche nella vita, ma quello che importa e quello che conta anche secondo me a volte è riuscire a buttare un po' quello che è il cuore oltre l'ostacolo, no? Cioè riuscire a cercare di fare dei risultati anche nel momento in cui magari non si hanno le possibilità o la forza di poterle fare, e tu penso che da questo punto di vista abbia insegnato a tanti. Sì, perché insomma bisogna non mollare mai, anche se una cosa non va bene o nel lavoro o nella vita, insomma non rinunciare mai, andare sempre avanti, crederci sempre e magari lavorare di più, impegnarsi di più per farsi trovare pronto la volta dopo, insomma. Cioè, mai... l'eventuale sconfitta momentanea non è la sconfitta per sempre, dopo, anzi no. si punta sempre alla vittoria, questo penso che sia fondamentale. E si apre un nuovo capitolo, come abbiamo detto prima, e dalla tua vittoria ad Atlanta cosa succede? Iniziano i primi sponsor, anche iniziano quello che è... visto il ciclismo come in una modalità, diciamo, femminile. Quindi cos'è che succede? Dal famoso décolleté di quella vittoria del 96, incominci a creare insieme a una famosa ditta di indumenti per il ciclismo una linea donna. Sì. Okay? Quindi, è iniziata forse anche un po' prima di Atlanta, perché quando io ho iniziato ad andare in bici c'era questo abbigliamento da uomo e non mi piaceva, è già uno sport di fatica. Già era considerato uno sport maschile, questo abbigliamento da uomo così. No. Allora ho detto dobbiamo fare qualcosa. Allora, insieme alla ditta Castelli, sì. Che io correvo per loro, lì abbiamo creato questa linea da donna con i tagli femminili. Ed era tutta un'altra roba. E loro sono stati i primi a avere la collezione da donna. Però vedi, alla fine, come anche un qualcosa che era rimasto, se vuoi, sconosciuto fino a quel momento lì, perché dopo sappiamo benissimo che anche le donne, non solo nel ciclismo, ma anche in tutti gli altri sport, sono stati lentamente inseriti nel corso degli anni. Cioè le donne, per dire, non è che... guardiamo anche solo, lì vado sempre a parlare, il discorso calcio, adesso tutte le grandi squadre italiane hanno la loro squadra femminile. Fino a 10 anni fa, via del Bardolino o del calcio che c'era Verona femminile, non mi ricordo. Invece quando io ero in America, ho passato tanto tempo in America, avanti potevano luce. Vedere solo donne al TV, donne calcio, partite di donne,
Italia, no. Altra mentalità. Sì. Ma abbiamo visto, come si diceva anche prima, di come il tuo sport fosse già ben radicato in America, mentre in Italia ancora quasi quasi, non lo conoscesse nessuno, ma più o meno. E, come riuscivi, visto che sei, e non si vede questa sera, perché è bravissima questa sera, quindi gli farei i complimenti alla nostra ospite, di come e quanto sei riuscita a gestire la notorietà in quel periodo lì, perché tu sei un carattere molto introverso e sicuramente ti senti un po' travolta dalla cosa, o no? Sì, è stata cambiata la vita in un attimo, è un po' timida, molto timida, dopo mi sono fatta, però facevo fatica alle interviste, tutte queste cose, c'era un sacco di richieste da tutti, dalla televisione, ti invitavano, veramente non riuscivo più a starci dietro. Avrei dovuto incrementare un po' il tuo staff, perché un grande evento, perché vincere le Olimpiadi, anche il parroco a Borgo ha suonato le campane che non le ha mai suonate in vita sua. Io so che il parroco la montè apposta le campane a Bosco, perché non c'erano le campane a Bosco. Ha suonato le campane. da lì ho dovuto insomma prendere una detta stampa che mi seguisse tutte queste cose, perché non ce la facevo. E anche un po', diciamo, il discorso di oneri e onori, no? Cioè, nel senso che alla fine diventi un personaggio, diventando un personaggio hai anche delle sicuramente da gestire quello che è sia un po' il tuo comportamento nei confronti degli altri, ma anche il comportamento a livello proprio generale. Quindi lo sentivi questo onere, appunto, di dover portare avanti? Sì. È una cosa pesante. Perché poi dopo, alla fine, anche gli allenamenti venivano a diminuire perché erano tanti gli impegni. E io avevo vinto un mondiale, avevo vinto gli europei, avevo vinto un'Olimpiade, mi mancava la Coppa del Mondo. Io ci tenevo. Golosa la ragazza qua, è golosa. Dovevo rinunciare un po' agli impegni, perché ho detto... Se no non ci stavi dietro, allora, perché mentalmente dopo è vero che ti porta via tantissimo. Allora, io adesso avrei un piccolo intermezzo... Sei pronta? Sì. Avrei un piccolo intermezzo con il nostro pulsante magico, perché ho due domande qua da farti, di cui... Una, prenderemo parole, non subito, quando torna dalla Spagna sicuro prendiamo parole, ed un'altra prenderemo parole eventualmente dai tuoi amici, ma adesso vedremo. Allora, io ti faccio la domanda e devi, se la sai, chiaramente rispondere schiacciando il pulsante. Ah, devo schiacciare. Vabbè, lo fa. Guarda che... Ok, quindi, sei pronta? Sì. Allora, la prima domanda è, ma è vero che contro di te Paolo... non vince mai? Vero. Come è vero? Non vince vero? Mai? No, Paolo. Anche adesso, ma neanche tempo indietro. Cioè, Paolo non vince, è per quello che sei andato via adesso in Spagna. Andato perché... in Spagna, sì. Ascoltami, ma parliamo un attimo di Paolo invece. E, 14 tappe al Giro d'Italia, ha vinto. Cioè, io in bici non vado neanche al lavoro, dove lavoro qua in piazza, perché... Mi sparo praticamente, cioè, è una cosa che è più forte di me, in bici non riesco ad andarci. E invece lì 14 tappe, quindi anche lì avevi in casa un qualcuno che, oltre ad essere uno stimolo... Sì, era ci siamo anche... conosciuti, che era quasi verso la fine, però devo dire che insomma un velocista pazzo, portava un po' il codino, per cui lo chiamavano il cavallo pazzo. Ma dai. Cavallo pazzo, però oltre ad essere cavallo pazzo sappiamo benissimo che siete riusciti a condividere insieme la passione per la bici, anche quando andavate in ferie. Alle Canarie cosa avete fatto? Spiegatemi, che uno va alle Canarie per rilassarsi e vedi te, Loris, hai fatto. Lui voleva fare un giro dell'isola con la moto, io ho detto no, perché lui piega e io tiro su, non andiamo mica d'accordo, cioè, ho detto no, allora bici, allora usciamo, dopo stiamo rientrando, ci mancava 50 km all'albergo, mi fa dai facciamo una simulazione gara, il primo che arriva in albergo, vabbè c'è anche un po' di vento contro, povero Paolo, un po' che vita su che e fa. Giù, un po' su e giù, ho detto adesso questo qua me lo porto su e giù, dopo arriviamo là vicino all'albergo, fa la volata, ciao, non te lo ciappa neanche con la corda, allora il primo sali e scendi, cosa ha fatto? Ho attaccato in salita. Cioè lei vede tutti i nemici, vede tutti i nemici, però è così lei, anche lui che chiaramente non dovrebbe essere. Insomma, adesso simulazione gara, parla di gare,
simulazione delle gare, sono partita, praticamente si è fatto 50 km io al vento e lui anche, perché lo tenevo a distanza che non rientrasse. Allucinante. Salutiamo Paolo invece se ci sta guardando, molto volentieri, ma sicuramente avremo la possibilità di avere anche lui in una magari diretta di coppia, così ci prepariamo. Sì, lui chiacchiera, Sì, parla. Sì. Grande, Paolo. Mi fai contare l'avventura, è finita. Ma potremmo fare un libro allora. Sì. Allora, e la seconda domanda, che questa puoi schiacciare il pulsante come no, perché da domani potresti avere tanti nemici, allora. È questa. Ma mi hanno detto che quando trovi sulla strada i ciclisti, gli suoni con la macchina, è vero? No. No? No. Non ci credo. Io voglio mettere una telecamera nella tua macchina e secondo me tu hai ciclisti per strada li suoni. Io sto attenta, aspetto, sono prudente, passo. Chi è che aspetta dietro i ciclisti? Nessuno, penso. Passo quando si può, perché avendo corso in bici, andando in bici so com'è. Cioè, non ti arrabbi mai con i ciclisti per strada? No. Non ci credo. Ciclisti no. Vabbè, comunque dai, diciamo che mi fido di te, va bene? Allora, io... Sì, magari era Paolo in macchina, che lui è... Ah, Paolo, sì, in macchina. Beh, cavallo pazzo, che l'ha fatto già il nome. Lui se va in bici, una macchina gli suona, gli corre dietro, era... Sì. Sì, lui... Beh, sappiamo che i ciclisti sono un po' teste calde, no? Sì. No, io non suonare tanto in macchina quando c'è Paolo in bici sulla strada, perché... No, che tagliamo il codino eventualmente. Tac, non ce l'ha più il codino. Lui fa uno scatto, lo vuole prendere, vero? Sto qua in macchina, No, Paolo, sei un nostro amico, per favore, se ti suoniamo non correrci dietro. Allora, io se un attimino il mio amico Davide mi desse la possibilità di vedere il primo video del mio amico Padovani, potremmo un attimino dopo andare a fare questa domandina alla nostra super ospite, quindi io aspetto il tuo ok. Buonasera amici dello zoo e buonasera Paola. Una domanda, un'eterna questione, diciamo, di confronto che si fanno tanti appassionati fra il presente e il passato del ciclismo, che sia esso del mountain bike, il ciclocross, della bici da strada, è la differenza dei materiali. Si va verso un'attuale innovazione, una continua spinta a quella che è la tecnologia rispetto al passato. Alcune correnti di pensiero dicono si faceva più fatica una volta, altri invece sostengono siamo talmente estremizzati adesso che portare all'esasperazione quasi del ciclismo, del livello, della preparazione, comporti una fatica maggiore nel ciclismo attuale. Qual è la tua opinione riguardo a questa differenza e questi temi? No. Allora, come abbiamo sentito dal mio amico Padovani, Alberto, che saluto, la differenza tra del ciclismo del passato e del presente, ma soprattutto anche come sono cambiati magari i materiali nel corso degli anni, se è vero un po' il discorso che si fatica meno adesso o si faticava più prima, insomma, chiaramente dopo ci sono tante scuole di pensiero. Vorrei il tuo parere su questo. Ma è cambiato innanzitutto nella mia specialità, il cross country, che è lo sport olimpico, soprattutto nei percorsi adesso sono molto più veloci, più spettacolari, però con dei passaggi veramente difficili, a volte quasi free ride. Insomma, quando correvo io era tutto naturale, cioè c'era tecnica perché c'era, però radici, pietre, però naturale. Adesso a volte aggiungono qualche fanno un po' più circuito, ma brava. Sì, è meno difficile un pochino adesso. Sì. Devi nascere da giovane, devi già iniziare col BMX per iniziare a saltare, va? Perché molti salti, insomma, è più difficile. È spettacolare per la TV, quello sì, sicuramente. Certo. E per quanto riguarda i materiali invece? Il materiale è cambiato tantissimo, insomma, io la mia bici la tengo come ricordo, però il figlio ci è salito sopra, mi ha detto che è una bici inguidabile. Allora era una bella bici, aveva un manubrio molto stretto, adesso sono manubri larghi. Sì. Aveva la forcella che aveva una escursione piccola, piccolissima, adesso, piccolissima. Adesso è enorme. Escursione enorme, cioè è cambiato tanto. Io avevo i V-brake, frenavano o non frenavano, però mi trovo bene. Ti trovi bene, era più. Sì, adesso ruspante, freni a disco, è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, insomma, sono stati fatti passi da gigante, insomma, in tutto, ammortizzatori. Se anche io alla seconda Olimpiade avevo già un piccolo ammortizzatore. Già all'epoca, quindi eri già avanti anche da quel punto di vista lì. Ascoltami, se dovessi darmi un tuo pregio, un tuo difetto, ad esempio?
beh, difetto, timidezza. Sì, perennemente timida sin da piccolina, sì. Sì, sì. Sì, vabbè, insomma, so cosa vuol dire. So cosa. So. Pregio, lo so, la, saper puntare agli obiettivi. Essere molto tenace, essere molto forte, sì, essere molto determinata, sì, in tutto quello che, sì, fai. Sì. Ma e l'esempio chiaramente può essere il discorso della, delle gare che fai con Paolo, anche solamente a sfregio, se vuoi, diciamo così, però tu sei una vincente, cioè, ce l'hai nel DNA la vittoria, ce l'hai proprio dentro, io, no? Qualcosa che puntavo un obiettivo, dovevo andare al podio, insomma, io preparavo per andare al podio, per arrivare quarta. Non fammi la carità, no, anzi. Cioè, io volevo lasciare un segno, ho fatto l'atleta, ho fatto sport, però lasciando un segno importante, perché sono tanti che fanno sport. Che... Anch'io ho fatto sport, ma i segni li ho lasciati solo per terra, perché quando mi buttavo a parare qualche pallone, faceva la busa, ma vabbè, detto questo non è un problema. Sicuramente il mio direttore era molto più forte di me a giocare in porta, vero? No, vabbè, diciamo così, ok. Ascolta, quindi arriviamo noi nel 2000, sì. E cosa succede nel 2000? 2000 Sydney. Quindi sì. Altra... 4 anni dopo. 4 anni dopo, quindi ti sei riuscito. 4 anni in più, 31 anni, recupero un po' più lento. Già sentivo che il recupero era... Ti sei inventata qualcosa anche per questa... Certo. Cosa hai fatto questa volta? Sentiamo. Perché, allora, le Olimpiadi erano a Sydney e praticamente sono 12 ore avanti. Io corso tanto in America, di solito con il fuso orario si va indietro, per cui il fisico fa meno fatica a recuperare. Andando avanti ci vuole più tempo, certo. Che ho studiato tutte queste cose. Allora, cosa ho fatto? Il CONI ci portava via solo 10 giorni prima. Perché? Soldi. Soldi niente. Soldi pochi. E allora ho pensato di ambientarmi qui, iniziare qua. Allora, cosa ho pensato? Ho pensato bene, la mia gara sarebbe stata alle 3:30 di mattina là, in Australia. Sì. Per cui ho pensato bene di iniziare alle 6 di mattina e ogni 3 giorni anticipavo di un quarto d'ora fino ad arrivare alle 3 di mattina, che era l'orario di corsa. Sì. Per cui è stata dura uscire soprattutto in quelle ore. Avevo Paolo dietro con la macchina che faceva quei fari. Che... dietro anche lì, ricordiamola, dietro anche lì Paolo. E dopo un po' mi ha detto: te sei matta, io non ce la faccio più. Dopo, per fortuna, che si è ripreso un po', però è stato simpatico, perché dopo, anche prima di partire, io avevo già preso, praticamente andavo a letto alle 3 del pomeriggio, mi alzavo alle 11, facevo finta di fare colazione. Certo, ti adeguavi già a quello che doveva essere. Un'ora e mezzo dove partivo per la bici, no? E poi io ero già strutturata. Per cui prima di partire e andare all'aeroporto, dove andiamo? L'aereo era la mattina, ho detto: adesso dove andiamo? Noi eravamo abituati a stare in giro di notte, non c'era niente là vicino all'albergo, ho detto: ma andiamo in autogrill. È sempre aperto l'autogrill. Siamo andati in autogrill e tutti che mi guardavano mi dicevano: ma non devi andare a fare le Olimpiadi, sembra l'orario, devi stare in giro questo. Parole che toccava prendere. Parole, sì. E invece la gara come è andata? Cioè, nel senso, la differenza insomma, della... prima, perché là praticamente anche lì è stata lunga come stagione, perché di solito sono a luglio e agosto le Olimpiadi. L'hanno fatta a settembre perché era inverno, hanno aspettato la primavera, per cui una stagione lunghissima, anche come per entrare in forma, insomma, è stato difficile. Poi sono andata, è stata più dura, perché ad Atlanta non ero la favorita, ma là dovevo dimostrare... Di esserti meritata quello che avevi vinto 4 anni prima. Sì, allora era più... l'attenzione era tanta, sì. Poi prima di partire da casa tutti che mi fermavano mi dicevano: non farmi alzare 3:30 per niente... bella responsabilità. Che sappiamo anche con Luna Rossa, per dirti quanti italiani l'hanno seguita e hanno avuto un po' di jet lag anche sul discorso di Luna Rossa, quindi anche gli italiani nel momento in cui dovevano seguire un qualcuno che ne valesse la pena lo facevano e l'hanno fatto anche recentemente, certo, quindi sì, sicuramente era uno stimolo, dai, era uno stimolo. Sì, quello sì, no, per quello. E niente, abbiamo corso dentro un parco zoo stupendo, perché anche lì hanno tolto gli animali più feroci, diciamo, li hanno messi nelle gabbie all'entrata. E devo dire che nei giorni che ci siamo allenati c'erano liberi serpenti, ma grossi, da paura, che attraversavano sul percorso, e un uccello rapace che te, quando passavi dal suo territorio, ti puntava. Ti puntava. E diceva, sì.
Ma tu eri abituata alle zanzare della bassa quando andavi giù? No, niente, no, quelle. Però vedi, sì, comunque, le giovani, devo dire, allora, siamo partite, le giovani erano più forti di me. Stavano venendo sulle giovani. Però cosa hanno fatto? Si sono gestite male. E io con l'esperienza e quello che ho fatto, perché loro sono andati incalando, io invece sono andata crescendo. Quindi sei rimasta, diciamo, nella media e dopo hai strappato sempre nel poi finale. Poi c'è stato, insomma, quel passaggio che abbiamo visto con la spagnola, però io ho fatto una traiettoria diretta. Neanche toccata? Sono state due traiettorie diverse. Lei quando ha visto che io stavo rientrando su di lei, che oramai ha chiuso un pochino. Lei stava rientrando sul mio passaggio, però io a doppia velocità, insomma. Cioè, eventualmente la spagnola bacchetterà Paolo se la vede, ecco, da quelle parti lì, visto che è in quella zona lì. È stato fantastico anche quel momento. Io non pensavo, un podio, ma non di vincere, insomma, terza. Ti sarebbe andato bene anche un podio, quando hai capito invece che avresti potuto ambire a un qualcosa che poteva essere il ripetere il successo di 4 anni prima, è stato ancora più bello, no? Sì. Mamma mia. Allora, bellissima la storia chiaramente anche di Sydney 2000, ma c'è adesso una storia che mi è piaciuta da morire, che praticamente vinci come miglior atleta dell'anno nel 2000 in America, se non sbaglio. A Londra, perché entri a far parte della Hall of Fame degli sportivi dell'anno. Ma con chi eri lì? Spiegami qualche sportivo che c'era vicino a te, oltre a Alfredo che c'era al ristorante Lì ti hanno premiato con l'Oscar atleta dell'anno, e premiavano vari sport, insomma, dal calcio c'era Figo allora, portoghese, sì, attaccante del Real Madrid, mi ricordo. Michael Jordan, cioè, tutti i personaggi di spicco. C'era questa premiazione in questo teatro stupendo, che è una meraviglia. Io sono stata premiata anche dal secondo astronauta che sono andato sulla Luna. Pensa te. Sì. E dopo, in più, nell'hotel, insomma, per andare in stanza prendevi l'ascensore, si apriva l'ascensore con questi attori che giravano per l'ascensore, sembrava di essere in un film. Con tutto rispetto per il Peppo, poverino, cioè, però Peppo sempre nel nostro cuore, però insomma, chiaramente lì è stato bello, lì hai capito veramente di essere diventata una celebrità, dai, diciamo così, un personaggio importante. E so anche, mi hanno detto dallo storico delle aste, che tu avresti voluto portarti via la fiaccola d'Atlanta, però dopo alla fine è lievitato troppo il prezzo del successo. Lì c'era una vera asta proprio regionale, con tanto di giudice, di battitore, e lì il prezzo batteva, alzavano le mani, andava sul prezzo, non facevi neanche il tempo a capire, dovevo fare anche il cambio dalla sterlina, perché era una sterlina. Quindi pensavi di comprare a 10, poi compravi a 15 invece, cioè c'era un po' di differenza. A un certo punto hai detto, fiamma, ciao, perché sennò qua... È stato bello. Però corri con il numero 17 questa volta a Sydney. Quindi io che sono un maniaco della cabala, un po' anche dei numeri, sempre numeri dispari. C'è un perché? Io odio i numeri dispari, ad esempio. Io il volume della televisione deve essere pari. E tutto, quando esco da una cosa, deve essere sempre tutto pari. Te invece dispari è proprio una cosa che o non ci pensi? No, Dio, quando ho visto 17 un po', però... Non hai fatto tipo... Perché non, come prima, come ad Atlanta, non correndo tanto, avevo quei numeri lì, insomma, ero sui 15, allora l'hai preso... 17... Vedi perché com'è bella però la cosa. Allora, adesso, visto che ci stiamo un attimino avvicinando verso quello che è, e io lo chiamo sempre così e mi piace, lo chiamo come voglio io, rush finale, mi piace capire da te cosa fa adesso Paola Pezzo, perché so, oltre ad avere intitolato a nome tuo a Valeggio sul Mincio, se non sbaglio, una scuola, so che collabori anche con l'istituto di Castelletto, però dimmelo tu, che tu fai le cose, io non so poco niente, insomma. Sì, diciamo che dopo il 2000 è arrivata questa altra vittoria, per cui ho dovuto sfruttare ancora un anno, perché le Olimpiadi ogni 4 anni, gli sport minori se non li sfrutti quando... Sai, non è che sono molto considerato, per cui ho sfruttato ancora un anno e dopo, lì dopo il 2002 è arrivato anche il primo figlio, per cui così,
Però ho detto no, io l'amatore, continuare ad andare in bici e fare l'amatore non mi Anche no, interessava, anche anche no. no. E ho detto no, io devo fare qualcosa per i giovani, insomma, portare, insomma, la mia esperienza, Certo, la mia passione, trasmettergliela ai giovani. perché sicuramente anche i giovani, come si diceva, in un periodo, nonostante noi stiamo venendo da un periodo non proprio positivo, il ciclismo ha avuto un incremento invece come attività sportiva, Sì, correggimi se sbaglio. no, è vero, perché chiudendo tutte le palestre, danza, qua, i ragazzini, insomma, all'aperto, bene o male, il ciclismo, mountain bike riusciva a fare, per cui c'è stato un incremento, sì, però, insomma, speriamo che si sistemi tutto, perché soprattutto Speriamo. l'età, i giovani all'età di 13, 14, 15 anni, che gli hanno un po', insomma, chiuso con lo sport, e ha un po' rinnegato lo sport, insomma, perché è quell'età difficile, no? Che Sì, lo sport invece che aiuta se uno riesce a staccarli tanto, un attimino da quella che può essere la realtà attraverso nell'angolo, lo sport, sì, sicuramente un po', diciamo, rinnegandogli si adesso lo chiudono. sport, no? Però, lo sport aiutava tanto perché anche chi aveva un impegno teneva lontano anche da certe situazioni, no? Adesso cosa fanno questi ragazzi? Non fanno sport, se si trovano magari, insomma, È vero, può essere pericoloso, può essere molto, pericoloso, molto, molto sì, pericoloso. molto. Ma invece volevo chiederti, Paola Pezzo, mamma, com'è con i suoi figli? Cioè, è una mamma che cerca di spingerli a fare e ad emulare quella che è un po' stata la tua vita, sia professionale che non? Oppure sei una che tende un attimino a lasciarli liberi e fargli fare un po', diciamo, quello che vogliono nei limiti? Certo. No, beh, sicuramente li ho avviati allo sport perché lo ritengo che lo sport sia fondamentale per i giovani iniziare da giovane, ma non a livello agonistico, insomma, però avere un impegno di attività sportiva. Poi hanno iniziato con me alla scuola, per cui la tecnica in mountain bike così ne aveva, però dopo il grande ha deciso per il basket, per cui ha giocato a basket per 5 anni. E il piccolo invece anche lui calcio, insomma, però adesso il grande ha detto basta con il basket, però è stata una scelta sua, ha detto vado in bici, però noi non Vedi, l'abbiamo però, mai, insomma, no, mai no. indirizzato. Allora, io mi permetto di fare anche una piccola parentesi perché vedo veramente tanti messaggi. Allora, Telemaco Giacomazzi, grande Paola, oltre che grande campionessa, una bellissima persona, molto umile. Quindi vedi, alla fine la persona che sei emerge anche sempre comunque anche agli occhi di chi ci guarda. Sì, perché gli Allora. dico sempre ai figli che insomma bisogna essere sempre umili anche se si diventa dei personaggi famosi. L'umiltà penso che ti porti ovunque. Il grande Gianni che scrive un saluto alla nostra grandissima campionessa, è un pezzo, giochi mi rubi le battute, questa roba qua, è un pezzo di storia. Perché con tutti i posti, okay, dove potevi andare, cioè, Sì. insomma, adesso parliamoci bene, amiamo Bardolino, amiamo Lago di Garda e tutto quello che vuoi, come mai che hai scelto proprio questa zona, questo territorio? Cioè, c'è un perché specifico oppure è stato amore a prima vista e ti sei insediata qua Allora, apposta? diciamo che quando insomma, ero in montagna, gli inverni lunghi, facevo fatica, dopo, beh, come ho detto, sono andata a Valeggio, però era un po' che giravo da queste parti, perché qui si sta bene soprattutto per il clima, perché è mite, poi tutto inverno puoi andare in bicicletta, insomma, puoi sempre Sì. andare. Quando giravo in bici, no? Da Valeggio poi mi sono spostata verso Colà. E da colà giravo, però per arrivare ai primi sentieri di mountain bike bisogna arrivare qui, Sì, non c'è niente da perché fare, dopo lì perché da là era tutto, anche troppo. sì, Sì, tutto piatto lì, sì, sì. è vero. E da qui ho girato finché ho Allora, trovato. io no, non lo dico agli Sì. amici di Garda, perché chiaramente gli amici di Garda, e ne abbiamo avuti diversi anche noi allo Zoo Comunale, però secondo me lei si sente più di Bardolino che di Garda, ecco, cioè, lei non lo Beh. dirà mai, non può dirlo, però obiettivamente sicuramente può essere un Beh, sai che qualcosa quando ho che... preso casa ero convinta di essere sotto Bardolino, però Non purtroppo, dico mai no, bugie io, vabbè. avete visto? Avete visto? Invece mi dicono, no, guarda che sei sotto Garda, ho detto. Ah, insomma, vedi, Perché ho questo. anche una via che è difficile arrivare da Garda a casa mia. No, infatti io la chiamo, dico, Paola, mi piacerebbe venire a fare due parole con te, vengo da Garda, no, no, mi fa, guarda, aspetta un attimo,
ti mando la posizione perché forse venendo da Garda è un macello. Dopo ho capito che, sai, io nel senso difficilmente vado oltre i confini e quindi era un po' impossibile. Non ero convinta di essere a Bardolino, insomma, come casa. Non so quindi, comunque ti piace Bardolino? Sì, perché è una zona, insomma, è un territorio bellissimo che si appresta tanto per quello che faccio io. Disciplina che chiaramente... Abbiamo dei paesaggi... Bellissimi. Che se uno non va in bici a piedi non li vede. E infatti forse è per quello che io magari non li ho mai visti. Cioè, perché chiaramente insomma, devo incominciare ad andare in bici, prometto. Poi c'è tutto, poi c'è la collina e c'è anche il Monte Baldo vicino. Per cui... Quindi hai diciamo un po' tutto, sì, dai, riesci ad avere qualsiasi diverso terreno a disposizione che ti permetta di fare quello che piace. Il lago è invidiato da tutti, insomma. Il lago è veramente bello, specialmente in queste giornate di sole, sì. È fantastico. Sì, sì. E, una cosa è un personaggio con il quale sei andata e sei arrivata a conoscenza, e qui sicuramente va fatta una parentesi molto importante, è stato Romano Brusco. Romano Brusco che oltre a essere vicino dai diciamo di casa, sul confine, vicino di casa, e per gli amici bardolinesi e non solo, penso che sia stato il bardolinese tra virgolette per eccellenza, nel senso è stato quella personalità che è riuscita ad unire due mondi nel momento in cui Bardolino tende sempre ad essere più sfaldata, sì. Ok, quindi anni 80, anni 90, e lui ha sempre cercato di unire e ricucire un po' quelle disparità che potevano esserci tra i bardolinesi. Tu invece come l'hai vissuto, Romano, nel periodo che l'hai conosciuto? Beh, è stato bello perché ci siamo conosciuti appunto, perché lui vabbè, abitava qui a Bardolino, però aveva la casa sulla Dacetta, per cui era spesso su a sistemarla, a tagliare l'erba, a curarla, insomma ci si vedeva parecchio e ogni volta che mi vedeva... Una festa, per cui mi invitava dentro a bere e dopo insomma voleva scrivere un libretto ma per i ragazzi, con la mia storia, da com'è nata, da l'uscì, e prendeva appunti, dopo mi ha detto dai questa primavera ci troviamo, ci sediamo lì fuori, mettiamo giù. Tanto prendeva appunti e metteva nella sua auto, sì, la porta, apriva la porta lì nel tasto. Sulla portiera? Sì, aveva tutti i fogli con tutto scritto. Insomma, d'altronde è così. Personaggi comunque bello che nonostante a un certo punto se ne vadano, sicuramente quello che lasciano è stato veramente un qualcosa di indelebile e di profondo. Quindi un saluto a Romano Brusco che sicuramente ci starà ascoltando, questo non c'è dubbio su questo. E, allora io adesso andrei a lanciare, se il mio amico Davide mi dà l'ok, il secondo video con una seconda domanda da parte di Claudio Mirandola, quindi presidente di Verona Bike, che ci permette di trattare un altro argomento inerente al discorso del ciclismo, quindi siamo qua in attesa di vederlo. Buonasera Paola. In questi anni molti si sono avvicinati all'MTB anche grazie alla tecnologia e-bike. Cosa pensi tu dell'introduzione della categoria e-bike all'interno delle gare e gran fondo locali? Allora, cioè, dopo tutta sta fatica che ti hai fatto, alla fine cosa succede? L'e-bike rappresenta adesso c'è stato questo nuovo inserimento da parte delle bike in disciplina olimpica, se non sbaglio. No, non olimpica ancora. Vedi che era già preoccupato, era una domanda a trabocchetto questa qua. Quindi no, è stata riconosciuta insomma le bike a livello mondiale. Quindi cosa ne pensi dopo tutta sta fatica? Te dice no? Io sono contenta dell'e-bike perché ha avuto un gran successo e devo dire che ha avvicinato tanti ciclisti, anche che non andava mai in bici, adesso se ne vedono veramente tanti. In giro dà la possibilità a tutti di arrivare anche a un rifugio o in una salita su un passo dove magari prima faceva difficoltà perché se non sei allenato insomma non è così. Non è facile. Però la vedo più una cosa turismo. Cioè, sì, turismo, cioè ti dici molto più dai, diciamo, da proporre ai turisti quando turisti, vengono, gli dà la possibilità di girare nei territori. Sì, o chi ha problemi di salute che non può fare certi sforzi, allora insomma... Lo agevoli. Però l'agonismo in bike non lo vedo, perché poi gareggiano tutti i giovani che corrono anche nel cross country. Allora dopo un giovane che si avvicina
Certo. La mountain bike, ti dice, vado a correre in bike, è meno faticoso, no? Anche a scuola a Castelletto c'era un ragazzo che voleva venire con la bike, ho detto no, dobbiamo venire con la muscolare. Ma invece per quanto riguarda Castelletto, salutiamo Suor Nadia, che è fantastica. Suor Nadia è veramente la mia suora preferita, è la mia suora preferita. No, e sono brave perché sono brave, no? Adesso ti stanno facendo un pump track. No, beh, siamo... Mi hanno dato il permesso e dobbiamo ringraziare le scuole. Perché hanno sponsorizzato, tra virgolette, questo progetto tramite la scuola di Castelletto, che fanno sia vela... Sì, nei 5 anni, nel liceo scientifico sportivo, obbligatorio portare vela e mountain bike, hanno preso gli sport del territorio. Vela, per fortuna che ho fatto l'alberghiera, perché se no dove... No, era rovinato. No, io. Ti divertivi. Ma che ti divertivi, la boa posso fare. Sai che adesso vedo ragazzi che sono a Castelletto, che fanno mountain bike, tutti i giorni quasi li vedo venire su da Dacia, là, che girano in bici, si fanno i gruppetti e... ricavano qualche saltino, qualche... e si divertono, così, e si divertono. Almeno... Beh, ma quello penso che sia l'importante, perché dopo lo sport, oltre ad essere chiaramente una scuola di vita, deve essere anche un divertimento, perché sennò alla fine uno si rompe anche le scatole, questa è la verità. Però sono bravi, che non sono a casa rinchiuse, che almeno si trovano. Ascoltami invece, questa è una mia curiosità, ma visto che penna, avevo paura che non mi bastasse la penna da scrivere gli appunti questa sera, con le recce che ho, in teoria dovrei anche star su per quelle, però basta prendermi in giro, smettila. Allora, parliamo adesso di una cosa che voi non potete sapere chiaramente, però se Paola non fosse diventata la campionessa che è stata, ok, sicuramente sarebbe stata a Masterchef più o meno, o una delle partecipanti di Masterchef. Perché? Perché come vedete adesso, posso dire sovraimpressione, mi è sempre piaciuto quando lo dicevano in televisione, lo voglio dire anch'io per dirti, quindi sovraimpressione, vediamo uno dei tuoi piatti preferiti, che è il da fare chiaramente, che è il risotto con i funghi. Porcini. Okay. Porcini. Dell'Alessinia. Ma dimmi come lo fai allora, dimmi come fai il tuo risotto, allora scrivete, il risotto coi funghi di Paola Pezzo. Vai. Sì. Vai che ho un cugnato che è appassionato per cui di funghi e va solo a porcini, per cui già sono fortunata che abita in Alessinia. Allora lui trova i porcini, dopo li fa essiccare per bene, no? E poi dai, te da le grande de Spagna qua, è normale. Insomma, mi piace. Ti piace farlo? Sì. Ascoltami, quindi potremmo venire a mangiare io e il mio direttore artistico, che è sempre affamato, perché lui dove c'è cibo lui c'è. Quindi io ho mangiato un bel piatto di riso. Beh, se ce lo fai tu veniamo, noi portiamo eventualmente il vino e tu ci cucini il riso, perché sicuramente faremo una bella figura, però. Ok, promesso? Sì, sì, sì. È che abbiamo bisogno di mangiarlo, non guardarmi a ridere. No, stai che stai ridendo, stai ridendo. Ascoltami, allora invece a proposito di vino, io mi permetterei adesso, prima di dopo farti le ultime due domande finali, andare a vedere un piccolo spezzone che il buon amico Gennaro Cipriani ci permette sempre di avere all'interno del nostro zoo comunale, che se non sbaglio si chiama Momento di Vino, signor, guarda il regista che bravo che è. E così dopo, appena rientriamo dal video, abbiamo la promo su quello che è anche dopo la primavera in rosa del nostro lago di Garda, quindi... Benvenuti signori, benvenuti al nostro Momento di Vino. Momento di Vino grazie al nostro supporter Villa Calicantus, che ci dà l'opportunità di parlare della versione rosa del Bardolino Chiaretto, che loro hanno così chiamato Chiarotto, ma in un secondo momento diremo il perché. Chiaretto perché? Perché innanzitutto l'ospite che questa sera calcherà il palcoscenico, se mi posso permettere, dell'Andrea Fortini Show è un personaggio che non ha bisogno di molte presentazioni. Lei è Paola Pezzo, diciamo solamente 2 volte campionessa olimpica, Atlanta sì, Atlanta prima e Sydney poi. Vestire in rosa un elemento che innanzitutto dice benvenuta alla primavera, ci sembra il modo migliore per dire come fare una buona presentazione, unendo un ottimo prodotto come il chiaretto di questa azienda, anche questo trattato in modo biodinamico e biologico da questa azienda, ma soprattutto un prodotto di nicchia, come di nicchia è il personaggio che questa sera calcherà queste scene. E noi siamo qui per supportare uno e l'altro. In primis dire che il chiaretto
ci sembrava il modo più bello per onorare una presenza di questa importanza, Paola Pezzo, che questa sera sarà qui con noi. Che classe, signor Gennaro, grazie mille, signor Gennaro. E al di fuori di questo, noi volevamo ricordarvi, oltre che il rosa essere il colore preferito, vero che tu, l'abbiamo domesticata, è il tuo colore preferito, volevamo ricordare anche che dal 1 maggio al 21 giugno, primavera in rosa, insomma, la nostra Bardolino si tinge di rosa nell'attesa e nella speranza che qualcuno arrivi, anche perché se no, ragazzi, sì, perché sono a casa, meno che la fa più, sinceramente, adesso, quindi dobbiamo sicuramente trovare una soluzione. Allora, visto che l'appuntamento l'abbiamo strappato, quindi il risotto è assicurato. Uh-huh. Non verrò su in bici da te, perché sennò resto a casa mia e mangio pane e latte, ad esempio. Ma però, tutta discesa da giù. Sì, ho capito, dopo, ma il problema è venire su, ma vabbè. E, detto questo, la domanda, intanto, progetti futuri, che progetti futuri hai in ballo, oltre a tutti quelli che già hai, perché ne hai 1 miliardo, quindi se hai qualche progetto, qualche novità da poterci dire, perché io dopo devo chiederti che animale dello zoo comunale ti senti, però, quindi è la domanda finale. Dimmi i tuoi progetti futuri. Ma il mio progetto futuro sto già realizzando, insomma, entrare a insegnare giovani nella scuola, così, ma mi piacerebbe anche che magari in federazione ci fosse anche, non so, seguire un po' più i giovani, no? Sì. Tipo quando arrivano esordienti allievi, così, fare... Punteresti tanto sui giovani, ti piacerebbe sì. Puntare, magari fare dei raduni dove farli crescere, cercare il talento, ecco, diciamo questa... Speriamo che se per caso qualcuno questa sera in ascolto recepisce un po' il messaggio, sicuramente potremo dare ai giovani una prospettiva sicuramente diversa. Detto questo, cara Paola, allora io... La domanda di rito, se tu, e so che hai visto qualche puntata, qualche diretta dello zoo, è sempre questa: ma tu di questo zoo comunale, Paola Pezzo, che animale ti senti? E perché anche? Devi spiegarmelo. Ah, ok. Io direi un'aquila. Aila. L'aquila non me l'aveva detta nessuno ancora. Sì, perché a me mi chiamavano la regina dei boschi, l'aquila è la regina dei volatili. Sì, è vero, quindi l'aquila... Vola sempre più in alto, sa volare sempre più. E non ha paura di nessuno, perché lei vede tutti dall'alto. Io con la mia bicicletta riesco a raggiungere le vette dove non arrivano le macchine. Oh, vedi che. Sei stata sicuramente nel corso degli anni anche protagonista in quello che è stato il ciclismo, ma adesso secondo me la tua persona viene valorizzata nel concreto, appunto, per quello che sei, quindi è questo un po' il bello alla fine. Io ti ringrazio di aver accettato l'invito allo zoo comunale. Ho un piccolo pensierino per te, sia floreale, portato dal nostro stagista ucraino. Grazie. Che lo salutiamo, e anche il nostro stagista ucraino, se vuole ritornare da noi. Allora, vedi, è una targhetta, è la più strassa che te hai sicuramente tue. Però l'ho fatta in oro, perché almeno così poteva ricordare i tuoi successi, ecco, per quello. Grazie. Quindi ci sta. Al commendator Paola Pezzo, ringraziando per la partecipazione al zoo comunale, insomma, è stato un piacere, un onore. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Noi ci aggiorneremo nei prossimi giorni su Facebook, sulle prossime dirette, ma dopo stasera potremo solamente che far del peso, ecco, sicuramente. No. Dai, grazie Paola, è stato un piacere. Un bacione a tutti, ragazzi, e buona serata. Saluta, manda un bacio. Baciali.